Non dimentichiamo che tutta una serie di difetti che derivano direttamente dalle fasi precedenti la preparazione dell'espresso vanno a compromettere profumi e aromi all'interno della tazza. Un tipico e frequente difetto percepibile già all'olfatto è quello relativo alla presenza di sentori di muffa e stantio, la quali, dovute a una inadeguata conservazione dei chicchi di caffè, incrementano l'amaro, creando in bocca una sensazione sgradevole. La presenza di chicchi fermentati relativi a contaminazioni durante il lavaggio o ad una sovrafermentazione delle drupe in fase di raccolta rendono la tazza oleosa, creando una sensazione di frutto fermentato o, nel peggiore dei casi, marcio. Ad ogni modo, sono presenti altri difetti che, seppur secondari da un punto di vista di classificazione, come ad esempio dei chicchi maturi, dovuti ad un mancato sviluppo durante la fase di maturazione della drupa, appesantiscono la tazza esacerbandone le sensazioni tattili, rendendola infine astringente. Per quanto riguarda i difetti legati alla conservazione del caffè, sarà necessario adoperarsi per salvaguardare il prodotto garantendone la freschezza e salubrità con un macina dosatore on demand, evitando sprechi. In caso contrario, si percepirà in tazza una sensazione di secchezza dovuta appunto all'ossidazione dei composti lipidici. Da non sottovalutare nemmeno l'uso dell'attrezzatura adeguata, poiché se serviamo un espresso in una tazza fredda, si andrà a influire negativamente sulla consistenza della crema e sulla texture, con inevitabile contrasto tra la temperatura alta dell'espresso e quella più bassa della tazzina, che porterà ad una diminuzione della percezione aromatica dello stesso.